scarpa arancione con polsini e capello da cuozzo. Elto, non prendermi in giro. Voglio non giocate con i miei cazzo di sentimenti. Sapete che poi ci rimango male. L'ultima volta che mi avete detto che aveva la scarpa gialla, non mi ricordi chi era, teneva bianca. Sì, ma che pulizia. E inviati. Allora, Arturo Vidal, guardate che meraviglia di carta. Barba. Capello. Che proprio, chi è un classico tipo sagra del paese. Tagadà. Si alza in piedi, giacchette pelle, maglia attillata sotto e Dulcis in fondo nel bel mezzo della rotazione inizia anche a saltellare per dimostrare tutte le sue skills da cuozzo sul Tagadà. Chi sta definitivo? Vediamo come si presenta in game, signori. Chi sta zombo un coppo Tagadà? Non solo sta in piedi. Maron, teno polsino blu e scarpa. Maron, bellissimo. Madonna, mi sento male. Polsino blu, scarpa in tinta con la divisa dei Kaiser Chiefs. E io questo non lo tolgo più dalla squadra. Pur si fa schifo, questo non si muove dalla mia squadra. È definitivo. Ha tutte le carte in regola. Madonna, quanto è bello. Ma guarda che bella barba che tena. Complimenti, Vidal. Lei è uno dei più stilosi che abbia sbloccato finora. Bellissimo, è un predestinato. Non sembra pesante. Bravo, primo intervento automatico per Big Boy Vidal. Sine. E non sembra neanche pesante. Vidal, con quale pulizia questo intervento. Bravo. Io è proprio clean sta carta. Fammi pure un filtrantino epico. Maronna che pa... No, è uscita. Tanto del giro che gli ha dato che è uscita sta palla. Bravissimo, bravissimo. Intervento automatico, non si passa con Big Boy Vidal. Che cartacchiona questa. Sine, maronna. Questo è uno dei centrocampisti più completi, secondo me, che siano mai usciti su FIFA, onesto. Troppo forte. Il problema è bridarlo forse per il competitor. Guarda, avete... Ma what the fuck? Cioè, avete visto che passaggio che ha fatto? Oltre a aver intercettato. Guardate com'è veloce con l'L2. Guardate com'è veloce. Ricopre degli spazi incredibili. Pre strong, digno. Guardate che passaggi che fa Stuvidal. Col destro, col sinistro. Ma una pulizia nei passaggi clamorosi. Clamoroso. Bravo. No, era Vidal. Pensavo fosse Kurzawa. Che intervento. Bravo pure sto Perisic. Mica male. Porca miseria. Vai. Bello, 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 bello. Bella intercettazione. Non lo supereremo mai quel DC. Tecnico. Quindi vedete, vedete. Linea di passaggio intercettata automaticamente. Guardate, guardate quanto si attacca, guardate, guardate. Cioè, c'ha proprio quella mobilità dei grandi giocatori difensivi. Guarda come si fionda, vabbè, l'ho cannato io e vabbè. Come si attacca all'uomo, va faccia per terra. Vedete? Sempre sulla linea di passaggio. Bella intercettazione. Oh, appena dico, guarda. Come salta. È proprio velocissimo chi lu cazze Vidal. Guarda come intercetta. Pazzesco. Fa proprio gli interventi dei DC. Avete visto questo come si è accentrato con quel Vidal? annullata crocchetta. Cioè, voi queste cose qua con nessun centrocampista difensivo le potete fare. Provala a fare Cubiera una cosa del genere. Niente. Bravo.
Bravo, gran palla qui, intercettazione, palla perfetta per D, cioè, ma è troppo forte, perché oltre a fare la fase difensiva, questo è quello che vorrei far capire, quando è imposta, cioè, par Bruno, par quei super player, ma che fischi, pare quei super player con cui si imposta benissimo. Ma poi passaggi di prima perfetti, Wayuu, perfetti. Di solito sono passaggi che tendono a sbagliare un pochettino. Ma poi con tutti e due i piedi, cioè. Troppo forte. Guarda, guarda come si attacca all'uomo. Guarda come si attacca all'uomo. Poi vedete, quando tira dritto non è manco lento. Non è manco lento. Guarda che fisico, guarda. Guardate sto Vidal, che pulizia, mamma mia, che bel giocatore. Cioè, Wayuu, ma che catosa ha tirato. Mescola Vidal, mescola, ma poi che stile. Non abbiamo parlato dello stile di questo giocatore. Polsino blu, scarpa in tinta col calzettone e con la maglia, dai, vai. Quindi, recap di questo Arturo Vidal. Vidal è un giocatore che, se vi ricordate, gli altri anni, sì, mi piaceva, ma insomma, mi sono sempre lamentato di questa carta perché con L2-R2 nella fase difensiva era abbastanza fast, però poi una volta che recuperavate palla, palla al piede era molto macchinoso, c'aveva 4-4 nelle versioni speciali, eccetera, eccetera. Però si faceva fatica poi a disfarsi del pallone, era come una sorta di Renato Sanchez più pesante, più difensivo ma più pesante. Questo qui è un altro pianeta. Perché? Allora, senza andare a vedere le stazze, che ormai le sapete a memoria pure voi, eccetera, eccetera. Allora, quando lo tenete selezionato, L2-R2 vola, è velocissimo, perché credo che dipenda pure da quella reattività, ha un bel body type, i work rate alto alto lo fanno essere onnipresenti in mezzo al campo, quando lo muove la CPU o va a chiudere la linea difensiva o si smarca o rientra in difesa o... Cioè, i movimenti che fa senza palla sono incredibili, ma pure gli interventi automatici, cioè tutti gli automatismi che fa per via di queste stats, 97 di aggressività, 86 lettura difensiva, 90 intercettazioni, queste sono stats da difensore centrale, abbinate a un ottimo body type e a un 5-4. Allora, dov'è la differenza con i vecchi Vidal? Sta nel fatto che con questo mantiene sempre quella macchinosità palla al piede, però quando correte con questo qui dritto per dritto sembra essere molto più fast degli altri Vidal degli altri anni, probabilmente per il controllo palla, eccetera, eccetera. E in più vi dà la possibilità, quando ricevete il pallone, di potervi girare destra, sinistra con gli scoop turn, che cosa sono i fake shot, no? Tiro seguito da passaggio, quello circolare dei 5 stelle skill che lasciate l'avversario alle vostre spalle e fate partire dei filtranti assurdi, cioè i passaggi di questo sono un qualcosa di incredibile. Tra l'altro non avevo fatto caso che se la cava pure con l'elevazione, eccetera, eccetera. Quindi, per me è il centrocampista definitivo. Costa, perché costa 500.000 crediti, ma è veramente definitivo. Senza palla, la CPU gli fa fare delle cose assurde, sempre presente. Quando lo tenete selezionato, senza palla, velocissimo L2-R2, e appena va avvicinato all'avversario, sradica, si attacca al pallone. E in più, palla al piede,
vi si apre un mondo, cosa che non vi offre nessun centrocampista super difensivo, i vari Vieira, Essien, Makelele, eccetera, eccetera. Quelli là, quando ci avete palla, vi dovete fare il segno da croce. Abbiamo fatto durante il corso della serata, l'abbiamo confrontato con un po' tutti gli altri giocatori, almeno Stazza la mano, a Firmino se lo mette in saccoccia, tutte le versioni di Bruno, tranne il Toti, anche Renato, non ne parliamo proprio. Insomma, Stazza la mano, secondo me pure in game, e in game quello che lo rende così OP è quella quinta stella skill, ma non perché ci dovete fare gli elastici e le biciclette. Perché vi permette di essere. È più fluido, ok, rispetto a tutte le altre versioni uscite negli altri anni di Vidal. Quindi, troppo forte, sbloccatelo come voto, come centrocampista. Gli devo dare per forza un 9, strameritato. Siete dei folli se non ve lo sbloccate. Un'altra cosa, a chi dice come lo ibrido, come non lo ibrido. Cioè, io molto io l'ho usato a centrocampo insieme a sto Perisic. Perisic ovviamente non è il più forte dei CC, ma lo fa con dei buoni risultati. Questo in teoria dovrebbe avere 88 di intercettazione, sapete che non credo negli sia intesa, comunque non consideriamo gli sia intesa, 78 intercettazione, 72 lettura difensiva. Quindi che cosa vi ritrovate? Vi ritrovate con due skiller, tra l'altro questo ha pure 5 piedi deboli, che fanno dei passaggi incredibili. Ne tenete uno molto difensivo che è Vidal, ma è pure tecnico. L'altro che è così così che se la cavicchia. E quindi veramente tanta tanta roba. Se poi non lo trastate Perisic, inventatevi qualcosa tipo Hakimi o mettete terzino, non lo so. Però questa è una mediana che io sono sicuro che vedremo utilizzata anche nel competitive. E poi vabbè, una volta che lo mettete con questo. Ah, un'altra domanda, stile intesa ombra perché. Gli dovete boostare la velocità e le stats difensive. Non vedo perché andargli a boostare altro, dato che è quello che gli serve. E che altro vi volevo dire? I ruoli che deve fare sono CDC, sia nel rombo che in un centrocampo a 2, CC 442, rombo, ovunque. Non lo utilizzerei COC perché è pesantuccio nonostante le stelle skill, però lo può fare volendo. Non lo utilizzerei sulla fascia perché non è abbastanza veloce. E questa domanda folle, non lo utilizzerei DC perché per me è una stronzata clamorosa prendere a questo e insomma fargli fare il difensore centrale. Ok? Quindi, perché gli automatismi da difensore centrale li ha, però per farvi capire, se mettete ad oggi un James o altra gente, vi performano di più di questo Vidal come difensore centrale. Ok? Che altro dire? Penso che abbiamo detto tutto. Sì, non c'è altro da aggiungere. Quindi io vi ringrazio per aver visto questo video, comunque io non lo tolgo dalla mia squadra, se lo volete vedere potete passare sulla piattaforma viola a dare un'occhiata al gameplay, potete vedere pure il VOD di ieri, vedete come si è comportato in game se non vi basta il gameplay di questo video, fatemi sapere nei commenti qual è la prossima review che volete vedere, alla prossima!